hai, credo, un tatuaggio dove c'è scritto nato in Belgio, made in Italy. Sì. Ecco, la spieghi a chi non sa il retroscena? Beh, io sono nato in Belgio perché mio padre in quel periodo era nell'aeronautica militare, aveva una missione in Belgio che era durata 3 anni e quindi in quel periodo per puro caso sono nato in Belgio, ma sono stato veramente poco, quindi sì, nato in Belgio, ma fatto totalmente in Italia, quindi è una cosa da... Ma hai un legame ancora con la tua terra d'origine in questo caso? Zero, non ci sono mai più neanche tornato, mi sono promesso che prima o poi... Ci vorrò tornare, adesso vediamo. Magari a giocare, non lo so. No, a giocare sicuramente no. Vediamo, farò una vacanza con la mia famiglia, con un camper e girerò un po' quelle zone. Il tuo primo ricordo legato al calcio qual è, Davide? Se ne hai uno che hai stampato nella mente. Ce ne sono parecchi. Beh, da quando ero più piccolo, sicuramente la prima volta che sono andato... uno stadio vero che era lo Stadio Olimpico, che era per una partita, era per l'addio al calcio di Bruno Conti, quindi era una festa, una cosa tranquilla, quindi siamo andati con tutta la famiglia, però entrare in quello stadio è un ricordo che mi porterò sempre dentro. E poi sì, dai prime partite ai campetti con mio fratello e... Che è più grande di te, che è più grande di me. Ha fatto il calciatore anche lui, giusto? Sì, ci ha provato, poi non ha avuto la mia determinazione fino alla fine, quindi ha fatto altro. Si è dilettato più nel calcio a 5 ed è ancora si difende bene. Poi ricordo di quando da bambino ho firmato con la Roma, io ho fatto 2 anni ai giovani della Roma, quindi io da romano, romanista, era una bella soddisfazione. E poi le varie scalate, tutte l'eccellenza, la promozione a 17 anni per poi... riuscire ad arrivare nei professionisti. Tu attaccante fin da subito, Davide? Fin da quando? No, da piccolo facevo il terzino sinistro, proprio da piccolino. Poi stavo sempre avanti, quindi mi ha spostato esterno sinistro. Poi sempre avanti, ho detto vabbè, vai a fare la punta. E vediamo cosa viene fuori. Comunque sì, alla fine ho fatto sempre attaccante. Se tu non avessi fatto il calciatore, cioè, ci hai mai pensato? Cosa avresti fatto nella vita? Quale mestiere ti sarebbe piaciuto... fare? Non lo so, diciamo che ho la stessa passione che ho per il calcio, ce l'ho per i motori, per le macchine, quindi magari qualcosa del genere, magari il pilota, ma sarebbe stato forse troppo, comunque qualcosa che riguardasse i motori, l'unico pensiero che mi viene, ma no, da quando ho 6 anni che ho sempre solo il pallone tra i piedi, quindi... Che hai sempre avuto anche delle macchine molto tamarre, così le definiscono su internet, non so se è vero, se sei d'accordo con questo aggettivo. Si dice che c'è così, ma noi non le chiamiamo così, quella è una passione, quindi che ti coltivi, anzi fa piacere quando la chiamano così, vuol dire che è uscita bene. Sono d'accordo. Tu sei sempre stato apprezzato dai tifosi, no? Anche da tifoserie diverse, a Trieste, a Rimini, a Cesena, a Bologna, ad Arezzo, ovviamente a Lecce. Ti sei dato una spiegazione, cioè perché la gente ti vuole bene? C'è un motivo particolare? C'è un segreto? O è una simpatia, un'empatia che si crea così in maniera... Io sono sempre stato me stesso, sia dentro che fuori dal campo. Poi magari in campo qualche volta ci può essere qualcosa che non dovresti fare. Vedi le espulsioni l'anno scorso, è successo anche a Lecce, però quando si entra in agonistica a volte succedono cose che non controlli. E niente, io sono sempre... socievole con tutti, anche fuori dal campo, no? Quando mi chiedono le foto, le cose, questa cosa si vede che piace. Sono rimasto un ragazzo normale, anche perché non sono mai stato un calciatore strapagato, quindi che magari potevo cambiare stile vita. Il mio stile vita è sempre rimasto quello. È vero che una volta hai rifiutato un'offerta del Rubin Kazan da 1 milione di euro a stagione? Oddio, detta così mi prenderanno per scemo. È un po' più articolata. C'è chi ci ha scritto un libro però per aver rinunciato a 1 milione, no? Cioè Lucarelli. Ce n'aveva già qualcuno lui. No, ce l'aveva già prima. No, quella è una storia che... sì. Era vero che c'era questo interesse di questa squadra. Io non ho approfondito e non ho fatto la guerra, come si dice di solito, a una società che alla fine mi trovavo bene e tutto. Dove giocavi in quel periodo? A Rimini. Eri a Rimini in quel periodo.
Diciamo che non era una scelta facile per cambiare stile di vita, andare in un altro paese, e poi il mio pensiero era quello di riuscire ad arrivare in Serie A. E io in quel periodo stavo facendo bene, l'età era quella giusta, quindi il pensiero era quello. Poi magari la scelta è stata sbagliata, adesso te lo dico, a 37 anni che sta arrivando alla fine. Hai rimpianti su questo? No, poi alla fine in Serie A ci sono arrivato, quindi no, se non ci fossi arrivato sicuramente sì, perché alla fine la carriera dura poco, ho detto non ho mai guadagnato, io tanto le cose le dico così in faccia, poi dopo è duro andare avanti, qualcosa mi dovrò inventare, magari con quella scelta avrei potuto fare una vita migliore sia per me che per la mia famiglia. Però poi le scelte fine, fatte col cuore, secondo me alla fine poi non si rimpiangono ha mai. Ha pagato, no? Perché poi alla fine sono arrivato in Serie A e l'esordio in Serie A con il gol secondo me non ha prezzo. È stato il top. Mi dici il giocatore che ti ha impressionato di più in carriera, Totti a parte, perché sennò sarebbe troppo facile per te rispondere il capitano, no? Ma un altro giocatore che ti ha colpito? Uno solo? Uno, devi scegliere uno. Uno è impossibile. Il Ronaldo, anche se non ho avuto il vero la fortuna Ronaldo, o sfortuna se era avversario di giocarci contro, però sì, il vero Ronaldo penso che... Ma posso dire anche Ronaldinho, anche al Milan che non è stato... Il Ronaldinho che conoscevamo, però tu ha fatto vedere grandi no? cose. Classe 80 come te. Sì. Ci sono tanti, Eto'o, Battistuta quando è andato alla Roma, ma lo stesso alla Fiorentina, dove si è fatto conoscere di più, vedendo anche il ruolo, no? Per me Battistuta è sempre stato il top. Il top, da attaccante ad attaccante, quello che ho sempre ammirato molto. C'è un allenatore che ti ha dato qualcosa in più in carriera, che ti ha veramente trasformato, che ti ha modificato un atteggiamento, che ti ha migliorato tecnicamente o tatticamente, uno rispetto agli altri? Ti faccio fare scelte difficili stasera. No, no, perché sono tanti, capito? Ma posso dire quello con cui ho lavorato di più, che è stato Pioli, che sono lavorato con lui per 4 anni e mezzo, quindi... è quello con cui ho avuto più rapporto e mi ha fatto esordire in Serie A, quindi un po' con lui. Però ho sempre preso spunto da qualsiasi allenatore. Qui o lì qualcuno mi ha sempre insegnato qualcosa di importante che ancora mi porto dentro. Dal primo anno di Sannino alla San Giovannese che mi ha iniziato a far vedere tatticamente come erano i movimenti, cosa che in promozione eccellenza non esistono. Quindi piano piano da ognuno si prende sempre qualcosa. Cosa ti piace di Arezzo, Davide? C'è qualcosa in particolare che ti ha colpito e che ti fa dire bah, ho fatto una buona scelta, qua sto proprio bene. Anche da un punto di vista di vita fuori dal campo. Sì, la carne. Ma no, la città a me piace, riesco a... Io ci ho vissuto poco, perché l'anno scorso facevo un po' avanti e indietro, dove avevo casa vicino al lago, quest'anno invece vorrei viverla di più, quindi ho preso una casa qui ad Arezzo, quindi magari ci vediamo fra un po' che te lo dico meglio, però quelle poche volte che sono uscito, ho fatto la passeggiata, ho visto che la gente mi vuole bene e si sta veramente bene. Moltissimo, la città è bella, te ne vuole. La storia della barba. Perché non posso non chiedertelo, no? Mi racconti alla fine perché hai deciso di fartela crescere, se c'è veramente una cosa per cui te la taglieresti, perché ogni tanto leggo, sì, mi taglierei la barba se, sì, e poi non so, tu dici sempre no, non è vero e smentisci, esatto. No? Ogni volta. Sì, solo che visto che uscivano sempre, adesso dico le cose quelle proprio impossibili, quindi no, la barba non me la taglio per adesso, quello è sicuro, qualunque cosa succeda, poi è nata così... per caso, fatta crescere così, poi è nato come un fioretto l'ultimo periodo che stavo al Chievo, che giocavo un po' meno perché è arrivato l'allenatore che mi vedeva un po' meno, quindi c'era Pioli al Bologna che mi voleva, durante il mercato di gennaio ho detto se riesco ad andare a Bologna me la taglio, se no, cioè non me la taglio finché non riesco ad andare a Bologna, quindi... passato un po', ma era cresciuta, ci sono andato e alla fine l'ho dovuto tagliare perché se no portava male, i fioretti si pagano e da lì però poi ho avuto tanti messaggi sui social cose che mi chiedono perché l'avessi tagliata e tutto e così per scherzare ho detto no, era un fioretto da pagare, tranquilli, me la farò ricrescere. Poi la cosa più importante è che a mia moglie piace, ecco. Ai bambini non dava fastidio e
quindi andava bene così. È comoda la barba così lunga? No, assolutamente no. Ma soffri anche un po' per portarla? No, no, ormai diciamo, è uno stile di vita ormai diventato e c'è da curarla, ci devo perdere tempo, però faccio quanto volentieri. Quanto tempo dedichi ogni giorno alla tua barba? Tutti i giorni allenamenti, dopo la lavi, c'hai i suoi prodotti tra il sapone specifico della barba, l'olio. È un secondo lavoro poi. No, vabbè, è una cosa piacevole che mi rilassa, è diventato anche un antistress quando mangio meno le unghie perché mi tocco la barba adesso. Ci credo, tra l'altro guarda, ci sono delle foto ovviamente di qualche anno fa di te senza barba e devo dire che insomma uno fa fatica a riconoscerti, abituato adesso a questa immagine. Sì, infatti non me la posso tagliare perché mio figlio più piccolo non mi ha mai visto senza, perché quando è nato già ce l'avevo, non così lunga, però già ce l'avevo. E vedendo qualche video che alcuni padri si tagliavano la barba davanti ai figli che piangevano, ho detto no, non posso. No, è vero, è una cosa strana. Io ho visto anche un mio compagno che non aveva lunga come me, però poi l'aveva tagliata, si è presentato al campo. L'abbiamo riconosciuto sì, ma abbiamo fatto fatica.